scendono nuovamente in piazza i lavoratori forestali della Sicilia. Infatti in tutte le province sono cominciate le iniziative dei sindacati Fai CISL, Uila UIL e Fly CGIL a sostegno dell'avvertenza dei forestali. Così anche ad Agrigento i lavoratori, insieme ai segretari delle tre sigle sindacali, hanno protestato davanti alla prefettura. Ad oggi i lavoratori forestali non hanno iniziato a lavorare. Il presente progetto, oltre agli annunci, poi non ha dato seguito con atti determinativi del governo per iniziare a far lavorare i lavoratori. Noi siamo qua con i lavoratori ad incontrare il prefetto per far sì che si possa accelerare l'iter. Siamo già a metà aprile e questi lavoratori non hanno iniziato a lavorare. Noi per le prossime settimane sono previste altre manifestazioni di carattere regionale, non ci rassegneremo fino a quando i lavoratori non inizieranno a lavorare e fino a quando non vedremo che nel bilancio ci siano messe a disposizione le risorse per garantire le giornate previste dall'accordo del 2009. La mobilitazione dei forestali arriva alla vigilia dell'approvazione della finanziaria regionale. Il sindacato teme che le somme per il settore, dove operano circa 23.000 persone, siano insufficienti a garantire le giornate lavorative per il 2013 e chiede un confronto con il governo siciliano guidato da Rosario Crocetta. Per i sindacati servirebbero circa 350 milioni di euro per dare attuazione a un accordo del 2009 di riforma del sistema e ad assicurare le giornate lavorative per quest'anno. Le iniziative di protesta si allargheranno anche a livello regionale con una manifestazione dei forestali prevista per il 22 aprile sotto la sede dell'ARSE a Palermo.